bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video haul di Shein, perché ho preso non tantissime cose, ho speso mi sembra sui 25 euro, una cosa del genere. Vi faccio vedere subito che cosa ho comprato. In realtà ho preso delle cose prima, perché stavano andando un po' esaurite sul come disponibilità, quindi ho detto no, le prendo prima che, anche perché ho utilizzato un rimborso che mi avevano fatto. Non so se vi ricordate, mio marito aveva preso dei mocassini in tessuto prima delle vacanze e praticamente gli si sono bucati, quindi ho fatto il reso gratuito, perché comunque era il primo reso dell'ordine, ho fatto il reso gratuito e mi hanno rimborsato l'intera cifra, quindi sono riuscita a sfruttarla per prendermi gratis una cosina. Adesso vi faccio vedere subito che cosa ho comprato. Allora, cominciamo già con la cosina gratis che ho preso. Mi sono presa queste scarpe da ballo, fatte così, con la chiusura così, il tacco comunque adatto per ballare, e bellissime, perché anche la suola, vedete, è proprio fatta, è proprio quella delle scarpe da ballo latinoamericano, e le ho prese appunto per andare nelle mie serate. Si chiudono così, voilà. Guardate che bellina, e l'ho presa appunto per andare a ballare. Sapete, come vi ho detto in qualche video, che appunto ho riscoperto questa passione, cioè mai sopita, però insomma ho ricominciato ad andare a ballare con delle amiche e queste me le sono prese. Ho preso il 37 forse, però 37. Ho preso il 37 e mezzo. Ho preso il 37 e mezzo. E, allora, costavano 14,90, però io le ho pagate 8,48. Poi continuiamo. Sì, io ho preso il 37 e mezzo perché era l'unico disponibile. Spero mi vadano bene. Devo ancora provare tutto quanto. Rimaniamo sul tema ballo, perché mi sono presa questo body, che in realtà è una maglietta, solo che è molto comoda perché ha la spalla che cade, vedete, da tenere tipo una spalla su, una spalla giù, così trasparente, da mettere con un toppettino sotto, ed è fatto a body. Questo qui appunto è molto comodo perché quando si va a ballare almeno non si continua a tirar giù la maglia, ed è trasparente, vedete? Però mi è piaciuto un sacco e lo trovo super adatto. Costava 8,80 e io l'ho pagato 5,14. Devo provare tutto, vi ripeto, però mi sembrava molto molto carino. Poi, sempre per andare a ballare, o comunque per uscire, ma l'ho preso più per andare a ballare, questa maglietta, questa canotta fatta così, sempre body anche questo. Guardate che bello, come sbrilluccica, voilà, con la praticamente il nastrino per chiuderlo, quindi è regolabile, proprio bellissimo. E questo costava 13,50, l'ho pagato 5,44. L'ultimo articolo per il ballo sono questi leggings. Praticamente, spero di aver imbroccato la taglia, sono lucidi, così classico tessuto da leggings sportivo, però con tutta il pizzo sulla gamba, e secondo me sono super adatti da mettere comunque con i due body che ho preso. Questi costavano 13,20, io li ho pagati 7,41. Poi magari li provo tutti, tanto devo provarli, e vi faccio vedere delle foto se mi vanno. Ed ecco qui, questa vi faccio vedere la combo. I leggings sono fatti così, con il body. Con il body, questo qui è un toppettino che io avevo già a casa, il body vedete fatto così, con la mutanda nera, ed è molto bello perché appunto questa spalla cascante mi piace tantissimo, proprio bello. Sì, il pantalone avrei dovuto prendere una taglia in meno perché sennò, cioè, non sto a fare il reso, perché tanto quando poi vado a mettere una maglia lunga sopra stanno comunque bene, quindi magari con questo body ci abbino qualcos'altro, poi decido. E questo è l'ultimo body, guardate che bello anche questo. Questo qui si può mettere tranquillamente anche in ufficio, è veramente bello, con un bel jeans, un bel tacco alto, perché sono anche a piedi nudi, però guardate che meraviglia, mi piace tantissimo, dorato, poi appunto è
è regolabile, vedete qua potete tranquillamente regolarlo. Mi piace un sacco, super adatto anche per andare a ballare latino. E niente, adesso proviamo le scarpe, che sono le cose che mi servivano di più, in realtà anche questi leggings, però principalmente le scarpe, perché quelle che usavo si sono rotte. Ed ecco le scarpe, sono morbidissime, devo solo regolare la lunghezza del cinturino e farci un po' il piede perché sono un po' lunghe per me, però sono bellissime. Guardate che belle. Poi con questo leggings sono proprio perfette. Anche come altezza del tacco ci stiamo. Non è fastidioso, mi sembra giusto. Proprio bello. Gli ultimi due articoli che ho preso sono due pigiamini, perché io ho la passione dei pigiami, però praticamente li tengo su anche in casa al posto dei vestiti da casa in realtà, e quindi spesso li macchio, li rovino, li rompo, poi il cane me li ha spaccati alcuni, quindi ho detto vabbè. Ho preso questo, molto morbido, abbondante, perché mi piacciono belli morbidi, devo stare comoda, che è fatto così, manica corta, con tutti questi decori. Questo costava 6 euro, io l'ho pagato 4,89 euro. Vedete, fatto così. E anche questo poi lo provo e vediamo se riesco a farvi la foto da indossati. Quindi pantalone lungo, però maglietta manica corta, quindi ideale per questa stagione, insomma, per questo autunno che sta arrivando. Poi, ultimo invece, preso manica lunga, sempre però leggero, è questo, guardate che bello, con il colino, troppo bello, grigio, con il koala così, questo costava 8 euro, io l'ho pagato 6,05 euro, e il pantalone è così, sempre pantalone ovviamente lungo, con tutte le faccine, i musetti del koala, troppo belli, con gli occhietti anche che dormono, mi è piaciuto tantissimo, guardate belli. Sono un tessuto un po' sintetico. Temevo questa cosa, spero vivamente che di non sudare, però vabbè, e mi piaceva da morire. Di questo ho preso la L, ma mi sembra bello morbido. Allora, questo è il pigiamino, guardate che bello, sì, è un po' abbondante anche in vita, però bello comodo, mi piace tantissimo, e poi secondo me è anche giusto per, se non guardate il disastro in camera, ma vabbè, come vi dicevo, stavamo mettendo in atto un progettino, quindi la camera è un po' in disordine, però ve la faccio vedere solo quando sarà finita, e niente, quindi non badate al casino dietro di me, però mi piace davvero tantissimo questo qua. Poi appunto adesso è il periodo giusto, quindi non vedo l'ora di metterlo. Anche questo è super carino, morbidissimo, poi la manica è un po' lunga, quindi come piace a me. Proprio bellino, proprio cuccioloso. Fa venire voglia di divano, copertina e tisana. Niente, quindi questo è stato il mio mini haul di Shein. Ho speso in totale 25 euro e 40. E niente, però appunto avevo questo anche come vi dicevo, ho scalato anche i punti, quindi avevo sia i punti da scalare che il buono da 12,01 euro che mi avevano fatto per il reso. Quindi questo è stato tutto il mio mini haul. Come sempre, se il video vi è piaciuto, like di supporto su tutto il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vi mando un super mega abbraccio fortissimo e un mega mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!